Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione. Vediamo un attimo, qua sta fischiando un po' tutto, eccomi qua. Trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Innanzitutto grazie per essere tornati ad ascoltare e vediamo un attimo se funzionano anche queste cuffie perché ho l'impressione che. Boh, allora. Vi ricordo prima di tutto che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Prima di incominciare la trasmissione, e se me lo ricordo lo farò anche alla fine della trasmissione, lancio un appello a tutte quelle persone che sono iscritte nella lista di discussione, del paganesimo, affinché vadano in lista, scarichino i messaggi e mandino qualche messaggio in lista. È importante che questo venga fatto perché? Perché sono in corso delle operazioni che non ci piacciono per niente e che vanno, fra virgolette, fermate, cioè non è una questione di fermare, ma va fatto capire che esiste forze che dissentono da quanto loro stanno facendo. Non che questo comporti un danno o qualcosa di grave, comporta soltanto che qualcuno si sta, dal mio punto di vista, chiaramente montando la testa e sta tentando di fare delle operazioni che sono diverse dalla costruzione del paganesimo, della religiosità, ed è più legato al fatto di tentare di costruire delle sette, dei circuiti anche a pagamento, e non ci piace assolutamente. Inizialmente io sono partito con questa operazione di verifica più che altro, una serie di cose che mi stonavano dopo il dibattito sul ascoltare il mondo attorno a noi. Voi sapete che ogni volta che io faccio dibattiti di stregoneria vengo pagato dagli astanti con la loro energia, cioè io do la mia energia e chi mi ascolta dà la sua energia a me, per cui c'è un rivolgimento di energia. Questo rivolgimento di energia cosa fa? Non fa altro che aumentare la mia capacità di percezione e tutto quello che sono dei dati accumulati e ai quali ho dato poca importanza o comunque pensavo che non fossero importantissimi, viene a riversarsi all'interno dell'azione, cioè all'interno della volontà. È il discorso che ho fatto ai dibattiti e mi fa percepire quello che sono alcune cose che stanno attorno che stonano, cioè che non sono in sintonia con quello che stiamo facendo. Questo chiaramente mi porta a mettere in essere delle azioni, però io non so dove vanno a finire quelle azioni. Sta di fatto che questa azione mi ha permesso cioè, ci ha permesso di comprendere che c'era qualcosa che non quadrava, che un astio particolare, c'erano tutta una serie di cose che si stavano preparando e che non sappiamo ancora dove vanno a parare alla fine perché nascondono sempre le intenzioni, i discorsi sono vaghi e non riusciamo a comprenderlo. Ora, non è che noi vogliamo fare una guerra o fare qualcosa, vogliamo soltanto che venga chiarito il fatto che noi questi giochi non ci piacciono e non daremo mai spazio a giochi diversi dalla costruzione del paganesimo politeista e la stregoneria. Pertanto invito tutti quanti a leggere le email che hanno ricevuto, da un'occhiata dalla prima all'ultima, cioè da un'occhiata in generale, ed esprimere sulla questione, mandare un giudizio sulla main list. Naturalmente sia io che Francesco sappiamo esattamente cosa faremo e sappiamo esattamente quali saranno le conclusioni, se non ci saranno delle modifiche sostanziali a quello che è la discussione in corso. Pertanto siamo già pronti ad agire. Chiediamo se qualcuno interviene ad agire. Tenete presente che quando qualcuno interverrà ad agire là dentro subirà una specie di attacco, cioè subirà delle mail, probabilmente anche private, cioè riceverà delle mail, probabilmente anche private, cioè, che spiegheranno tutta una serie di cose che tenteranno insomma, di fare delle azioni secondo noi non buone. Pertanto chiediamo
di fare questa operazione. Dopodiché, chiaramente, se qualcuno se la sente bene, se nessuno se la sente, non ha importanza, cioè quello che stiamo facendo noi comunque lo facciamo. Ok, detto questo, passiamo al discorso sul dibattito che abbiamo fatto venerdì scorso. Venerdì scorso è il dibattito ascoltare il mondo attorno a noi, diciamo il dibattito è andato direi abbastanza bene, nel senso che abbiamo tentato di chiarire alle persone quello che è l'arte magica di ascoltare il mondo attorno a noi e come l'ascoltare il mondo attorno a noi sia arte della magia. Ricordo ancora che Giordano Bruno diceva che è proprio del mago saper ascoltare il mondo attorno a noi, cioè ascoltare il mondo, in quanto gli oggetti del mondo comunicano agli enti, cioè alle persone, è solo che le persone normalmente non vi danno attenzione. Bene, il mago invece vi pone attenzione e risponde a queste sollecitazioni. Il prossimo dibattito è per il 15 giugno, è il 15 giugno, terzo venerdì del mese, ed è palpare il mondo, un'altra attività della magia. Siamo sempre all'interno dell'essere natura e andremo ad affrontare l'ottavo argomento. Vi ricordo che l'ottavo argomento è palpare il mondo e il ciclo all'interno dell'essere natura si conclude con chiamare le cose col loro vero nome e l'arte dell'agguato, cioè questi due ultimi elementi vanno a chiudere quello che è il ciclo, cioè l'attività dell'essere umano all'interno dell'essere natura. Dopodiché apriremo il dibattito sulla vita nel mondo sociale umano, cioè la vita all'interno del mondo sociale. Allora tratteremo di toglierci dal centro del mondo, lo scetticismo, giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose e l'attività di follia controllata. Dopodiché concluderemo il ciclo con la vita nei mondi della percezione e vedremo come la vita nei mondi della percezione tratteremo la sospensione del giudizio, l'attenzione, l'intendo e il sognare. In realtà, per attrezzarci nei mondi della percezione dobbiamo affrontare il mondo quotidiano. E questo è fondamentale sia all'interno dell'essere natura sia all'interno del sistema sociale. Detto questo, allora l'appuntamento è per venerdì 15 giugno a Marostica, davanti all'ex sede emittente regionale veneta, dopodiché da là faremo carosello e andremo nella sala del dibattito. Vi ricordo che probabilmente, molto probabilmente, la sala del dibattito non sarà quella in cui che abbiamo usato, sarà un'altra sala ancora, cioè ci è stata concessa ancora un'altra sala. Per cui l'appuntamento è venerdì 15 giugno dalle ore 20:15 alle 20:40 presso ex sede emittente regionale veneta, via Montello 66, e vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Appuntamento 15 giugno. Ok, passiamo un attimino all'argomento di oggi. In cosa consiste l'argomento di oggi? L'argomento di oggi, che doveva essere il libro dell'Anticristo, invece va a trattare un articolo che è apparso ieri, mercoledì 23 maggio 2001, sulla Repubblica, il giornale La Repubblica, e tratta le suore aguzzine del Ruanda. Allora, come vi avevo detto, in Ruanda ci fu quella guerra apparentemente etnica, in realtà fu una vera e propria guerra di religione, nella quale i Tutsi vennero massacrati e nel giro di pochissimo tempo vennero ammazzati praticamente a colpi di macete 800.000 Tutsi, ripeto, 800.000 Tutsi. Al processo del vescovo della città, una delle prove d'accusa contro il vescovo fu una fattura con la quale la Caritas acquistava 8.000 macete. E questo, vi ricordo questo dato e ricordatelo sempre quando pensate alla Caritas. La Caritas è l'organizzazione che ha fornito gli attrezzi per massacrare i Tutsi. 8.000 macete per fare 800.000 morti significa che ogni macete ha fatto 100 morti, e questa è l'attività internazionale della Caritas. È chiaro questo?
Questa è l'attività internazionale della Caritas. Bene, il Belgio ha fatto una legge che secondo me verrà fatta anche in tutti i paesi un po' alla volta. In pratica il Belgio ha detto che i delitti contro l'umanità vanno sempre processati anche fuori dal paese in cui sono stati commessi, perché nessun farabutto deve avere l'immunità nello spazio e nel tempo. Cioè, i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione nel tempo, ma il Belgio ha stabilito anche nello spazio. E adesso vedremo l'attività di queste suore all'interno del massacro degli 800.000 Tutsi. Il processo in Belgio per il genocidio alla sbarra due religiose, complici delle milizie. Le suore aguzzine del Ruanda, l'articolo è di Pietro Veronese. Impassibili, come statue di ebano, impeccabili, nelle loro tonache beige perfettamente stirate, i volti africani incorniciati dal velo marrone delle monache benedettine, le due donne ascoltano la requisitoria del pubblico ministero. Sono due suore e sono accusate di delitti orrendi, i più gravi, aver partecipato a crimini contro il diritto umanitario internazionale, contro le convenzioni di Ginevra, contro l'umanità. Se verranno riconosciute colpevoli, la pena sarà l'ergastolo. Tra i singhiozzi del pubblico attonito, il magistrato termina la sua perorazione brandendo un macete della lunga lama ricurva, un'arma contadina, povera e terribile. I fatti rievocati sono quelli del genocidio del Ruanda, quando in tre mesi, tra l'aprile e il luglio del 1994, circa 800.000 Tutsi e Hutu moderati furono uccisi e quasi tutti all'arma bianca e gettati nelle fosse comuni. Ma sebbene quell'atroce sterminio fu compiuto in un paese sovrano nel cuore dell'Africa e carnefici e vittime fossero tutti ruandesi, la corte che giudica oggi i quattro imputati di aver partecipato alle stragi, le due suore, un intellettuale e un alto papavero di regime, e un tribunale belga fra le mura auguste e opprimenti del Palazzo di Giustizia di Bruxelles. Questo processo costituisce una prima assoluta, un precedente storico, una nuova legge del Belgio, infatti, riconosce ai suoi tribunali competenza universale illimitata in materia di crimini contro il diritto umanitario internazionale, e la causa contro i quattro imputati ruandesi è la prima applicazione di questa legge. Nell'aula della Corte d'Assise di Bruxelles si sta affermando non solo un giudizio di colpevolezza o di innocenza, quanto soprattutto un nuovo principio. Non c'è impunità possibile per chi ha compiuto crimini contro l'umanità. La legge belga del 16 giugno 1993 ha molti critici, molti avversari. Il piccolo Belgio, con i suoi 10 milioni di abitanti e forse il nuovo gendarme del mondo, non sarà mosso da tentazioni neocoloniali? Nella sua requisitoria di ieri, l'avvocato generale Alain Winans, uno squadrato fiammingo di 47 anni, ha tagliato corto. Niente di tutto questo. La legge del 1993 è un dovere umanitario. L'alternativa è l'impunità. L'alternativa è il silenzio delle fosse comuni. E così per sette lunghissime settimane, la sentenza è prevista per l'8 giugno, i 12 giurati hanno visto sfilare decine e decine di testimoni. Il giudice istruttore, gli esperti, le vittime, i sopravvissuti, i complici,
Un folto gruppo di donne e di suore è venuto direttamente da Ruanda, straziando coi suoi racconti il pubblico e la corte, mostrando le cicatrici lasciate dai colpi di macete, rompendo in singhiozzi mentre descriveva il massacro dei propri cari, dei mariti e dei figli, facendo ammutolire tutti in un silenzio di commozione e di morte. I fatti imputati ai quattro accusati accaddero nella regione di Butare, al centro del Ruanda. I massacri cominciarono ovunque il 7 aprile 1994, eppure quella città rimase tranquilla e fu risparmiata dalla prima piena di sangue che travolse il paese. C'era un prefetto Tutsi, l'unico in tutto il Ruanda, che rifiutò di dare il via alle stragi, ma poi fu dimesso, arrestato e giustiziato. Il presidente, accompagnato da molti ministri, andò a tenere un comizio a Butare, rimproverando la popolazione per la sua inezia e aizzandola a fare quello che ci si aspettava da lei. E l'orrore incominciò anche lì. Due degli imputati, il professore universitario Vincent Nzimana e l'ex ministro e manager di Stato Alphonse Ingari Higaniro, sono accusati di aver organizzato, pianificato, finanziato, ordinato le stragi di Butare e di aver personalmente diretto la mano degli assassini in quattro o cinque episodi. Ma il caso di Suor Gertrude e Suor Maria Kizito al secolo, Consolata Mukangango e Julien Mukabutera, è diverso. Tra il 22 aprile e il 6 maggio, intorno al convento benedettino di Sovu, che si trova a 6 km dalla città, furono sterminate fra le 3.500 e le 6.000 persone, tutti fuggiaschi dalle colline circostanti che erano accorsi al monastero convinti di trovarvi protezione e rifugio. Sulla sua porta d'ingresso, ha detto ieri il pubblico ministero Winans, avrebbe dovuto invece essere scritto il verso dantesco: «Lasciate ogni speranza, o voi che entrate». Furono scacciati, affamati, consegnati ai loro carnefici, assaliti, sterminati, furono bruciati vivi e sepolti vivi. Non ci fu limite all'orrore, non ci fu pietà, umanità, carità alcuna. L'unico gesto di misericordia, dice ancora Winans, fu quello del poliziotto che per la somma di 7.000 franchi ruandesi accettò di uccidere le sue vittime col fucile invece di farli a pezzi col macete. Dopo vi leggerò la testimonianza. Suor Gertrude era la superiora, Suor Kizito era il suo braccio destro, la sua ombra. A differenza di tutte le altre suore, era l'unica originaria della collina di Sovu e secondo molti testimoni aveva due fratelli tra i miliziani che compivano le stragi, perciò era ammessa ai colloqui con il capo delle milizie, il maresciallo Emmanuel Recherajo, che diresse tutti i massacri intorno al monastero, condannato a morte in primo grado dal tribunale di Butare e in attesa dell'appello. I profughi cominciarono ad affollare il monastero il 17 e il 18 aprile, ma il cancello, che era sempre stato aperto, adesso era sprangato. Molti scavalcarono il muro di cinta e allora Gertrude andò in città e tornò con un plotone di soldati che li fece sfollare quasi tutti verso il dispensario gestito dai suore a un centinaio di metri dal convento. Dentro le mura restarono soltanto i lavoranti del monastero con i loro familiari venuti dal vicinato e i parenti di alcune suore. Il 18, 19, 20, 21 i rifugiati non ebbero né da mangiare né da bere, sebbene il convento rigurgitasse di scorte. Le suore producevano la pasta in proprio. Il 22 il dispensario fu attaccato in grande stile da un'orda di centinaia di miliziani. I morti furono migliaia. Alcuni in preda al terrore si barricarono nel garage, dove di solito veniva parcheggiata l'ambulanza. Per stanarli, Recherajo chiese della benzina. Gertrude, la suora, la fornì. Secondo molti testimoni, portò lei stessa le taniche di carburante fuori dal convento insieme a suor Kizito. I miliziani dettero fuoco al garage
e mano a mano che questi infelici, soffocando, bruciando, si buttavano fuori, venivano abbattuti a colpi di macete. Quando il lavoro fu finito, Re Cherao andò al convento a lavarsi le mani sporche di sangue. Chizito gli portò acqua e sapone e poi latte e birra per dissetarsi. Secondo massacro, il 25. Questa volta si tratta di quelli che erano riusciti a restare nel convento. Re Cherao li reclama, Gertrude glieli consegna. Si salvarono soltanto i familiari delle suore. Il loro turno verrà il 6 maggio. Su esplicita richiesta scritta della madre superiore alle autorità, vedi la lettera pubblicata in questa pagina e dopo ve la leggo, nel luglio del 1994 le suore furono fatte evacuare dall'intervento militare francese. Alla vigilia della vittoria della guerriglia Tutsi, che pose fine al genocidio, ripararono in Francia, poi in Belgio. Molte monache, specie quelle che avevano avuto le proprie famiglie sterminate a Sovu, volevano parlare, denunciare l'accaduto. Le autorità ecclesiastiche, e qui interviene la colpa di quel macellaio assassino che è Wojtyla e della sua banda di sanguinari miserabili, le autorità ecclesiastiche ricorsero a ogni mezzo, a ogni forma di pressione per metterle a tacere. Ma questa è un'altra storia. Questo è cosa è successo in Ruanda. E adesso vi leggo la lettera con cui Suor Gertrude chiama i militari che vengono a sterminare anche i familiari delle monache che erano in convento. Il 5 maggio 1994, quando già due grandi massacri erano stati compiuti, la superiora Suor Gertrude scrisse al sindaco borgomastro del comune di Huje: «Signor borgomastro, nelle ultime settimane molte persone sono venute al monastero di Sovu, come al solito come visitatori per trattenervisi non più di una settimana, o in missione o per venire a riposarsi o a pregare. Da quando la guerra si è propagata attraverso l'intero paese, altri sono venuti in maniera disordinata e si ostinano a restare qui e noi non abbiamo alcun mezzo per mantenerli nell'illegalità. Già da alcuni giorni ho chiesto alle autorità municipali di venire a ingiungere loro di tornarsene a casa o di andarsene ovunque vogliano vivere, perché qui al monastero non disponiamo più di alcun mezzo di sussistenza. Le chiedo con insistenza, signor borgomastro, che la data 6 maggio 1994 sia il termine ultimo. Bisogna che tutto sia terminato entro tale data affinché le attività abituali del monastero possano riprendere serenamente. La affidiamo a Dio nelle nostre preghiere, la Madre Superiora, Suor Gertrude, consolata Mukagango. Il 6 maggio 1994 furono massacrati tutti i parenti delle suore che stavano nel convento. Testimonianza al processo. E questa è una testimonianza particolare. Mia madre e le mie due sorelline furono uccise nell'orto del convento. Questa è la testimonianza di Regine Nijon Saba. All'epoca dei fatti ero novizia al convento di Sovu. Successivamente ho abbandonato la via della religione. Seguivo la formazione religiosa ed ero responsabile dell'orto. I rifugiati cominciarono ad arrivare dopo il 17 aprile. Soffrivano la fame e non ricevettero nulla da mangiare. Lo so, perché tra loro c'erano i miei familiari, mio padre, mia nonna, mia zia. Erano al dispensario. Fuori dal muro di cinta, mia madre e le mie due sorelline erano nel convento, come i familiari di Suor Scolastica, Suor Benedetta e Suor Marie Bernard, primo massacro. Suor Bernadette e Suor Fortunata. Il 22, giorno del primo massacro, vidi da una vetrata molti uomini armati che facevano un gran rumore coi tamburi e di fischietti dirigendosi verso il dispensario. Non vidi l'eccidio, ma sentì i rumori. La sera del 24 vidi il capo dei miliziani, Emmanuel Re Cherao, che parlava con Suor Gertrude, la superiora. Io ero novizia e non avevo il diritto di ascoltare. La mattina del 25 Re Cherao
venne a reclamare coloro che si erano rifugiati all'interno del monastero, i lavoratori del convento e quelli del vicinato che erano fuggiti. Il 22. Ci riunimmo tutti e Suor Gertrude chiese a costoro di uscire per evitare che il convento venisse distrutto e le suore uccise. Re Herao aveva una lista, risparmiò soltanto i familiari delle suore spiegando che aveva già ucciso abbastanza e che non sarebbero stati quei vecchi, donne e bambini a restaurare il regno dei Tutsi. Ma 10 giorni dopo Suor Gertrude scrisse la lettera al borgomastro e quello venne. La mattina del 6 maggio, dopo la messa superiore, ingiunse ai nostri familiari di andarsene o altrimenti li avrebbe costretti con la forza. Disse, in nome di Dio Onnipotente, non sono io che consegno questa gente, non sono io che ho voluto questa guerra. Suor Chizito accompagnò i miliziani a ispezionare le stanze dove si trovavano le nostre famiglie. Mia madre e le mie sorelle furono uccise nel bananetto delle suore. C'era Saverio, il poliziotto, che stava sempre al convento, chiese 7.000 franchi ruandesi per uccidere col fucile invece di farli a pezzi col macete. Questa è l'attività della carità e la cristiani dentro l'Africa. Questa è la loro attività, questo è il loro cristianesimo. Questo è quanto insegna il loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, questo è quello che insegna quel lurido maiale del pazzo di Nazareth che ordinava di sgozzare i propri nemici. E come quel pazzo di Nazareth ordinava di sgozzare i propri nemici, i cristiani hanno messo in essere quella strategia e quegli ordini divini. Chiunque si dichiari cristiano è responsabile di genocidio e di delitto contro l'umanità. Non sarà processato al tribunale belga, ma il peso morale della complicità in essere con tutti i cristiani è grande come una montagna. Pertanto ogni cristiano può essere definito assassino, ogni cristiano può essere definito macellaio, ogni cristiano è un criminale. E con questo ho finito la lettura della Repubblica per oggi e se vi interessa la trovate, è la Repubblica di ieri, mercoledì 23 maggio 2001, se qualcuno vuole l'articolo se lo può tranquillamente tirare giù da internet perché lo trova tutto, va sul sito della Repubblica, si clicca e tira fuori quello che gli serve. Bene, allora io penso che per oggi vi ho regalato un piccolo frammento, no? Un piccolo frammento di orrore cristiano. Cosa volete che sia? In fondo sono 1600 anni che i cristiani vivono macellando chi non si può difendere. Sono 1600 anni che mettono in atto strategie per sopravvivere, per distruggere chiunque li critica e chiunque dice che il loro Dio è un assassino. Questo è il cristianesimo. Non esiste nient'altro al di fuori di questo se non la pura, volgare, sporca, squallida propaganda. Questo è necessario, la costruzione del paganesimo politeista, perché solo la rappresentazione degli dèi nella vita del quotidiano può portare alla fine di quello che è l'estensione, l'espansione, la pulsione di morte all'interno degli esseri umani. Vabbè, datemi 2 minuti di tempo, vi metto su Suite of Gods, 2 minuti soltanto. Eccomi qua, sono tornato. Allora, devo essere un pochino ripreso dall'emozione. Allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto da riempire, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa che facciamo normalmente e che prende in esame un articolo, in questo momento, del 23 marzo 2001, che è del Gazzettino. No? E, l'articolo di Sergio Frigo è poco importante. Dice, la paura si sviluppa nel cervello ma nasce nelle crisi della comunità. È interessante la primissima parte, diciamo, di articolo. Dice, la paura nasce nel nostro cervello, secondo la psicologia americana, la psicologa americana Elizabeth Phelps,
dell'Università di New York, precisamente nell'Amingdala. Amingarda una volta dicevo, un organo a forma di mandorla che elabora non solo le fobie nate da nostre esperienze vissute, questo già si sapeva, ma genera paure anche sulla base di racconti o fantasie prodotte dall'immaginazione. La psicologa e il suo staff hanno sperimentato dunque il meccanismo che presiede al sorgere dell'inquietudine prima della vera e propria fobia, prima e della vera e propria fobia poi, anche in assenza di un'esperienza diretta, una facoltà che sarebbe peculiare dell'uomo basata esclusivamente sulla sua capacità di immaginare un evento o un oggetto minaccioso. In realtà le cose non stanno assolutamente in questo modo. Cioè, la paura si scatena quando davanti a un oggetto, davanti a una situazione, anche se immaginata, ci troviamo impreparati e disarmati a poterla affrontare. Cioè, qual è il segreto per non avere paura? Il segreto per non avere paura è essere attrezzati a sufficienza per affrontare la situazione che si vive o che si immagina. Cioè, chi sa nuotare abbastanza bene non è che ha paura di immergersi in acqua in piscina, magari avrà paura in un oceano burrascoso, però ha degli strumenti con cui affrontare la nuova situazione, cioè immergersi in piscina. Chiaramente chi non sa nuotare magari avrà delle titubanze a immergersi in piscina e magari può immaginare di immergersi in piscina e di essere incapace a nuotare e di poter annegare. Pertanto immagina e costruisce quella che è la paura di immergersi in piscina. Però questo è un meccanismo che fa parte della nostra specie, cioè noi temiamo di affrontare quelle situazioni per le quali non siamo attrezzati adeguatamente per poterle affrontare. Questo meccanismo, che è un meccanismo di base, viene a sovrapporsi all'interno del condizionamento educazionale, dove il condizionamento educazionale non è finalizzato alla persona alla quale noi insegniamo come muoversi nel mondo e come affrontare le contraddizioni nel mondo, ma viene fatto per la persona per richiedere la sottomissione della persona, per chiedere alla persona ubbidienza. Allora, per far questo si mettono in essere tutta una serie di strategie a livelli educazionali che in realtà vanno a disarmare la persona nell'affrontare la vita e davanti a situazioni sia vissute o immaginate l'individuo sviluppa la paura prima e la fobia dopo. Pertanto il meccanismo è un po' diverso da quello che dice questo personaggio. La paura in realtà è l'incapacità o la non volontà della situazione educazionale, la struttura educazionale che noi stiamo vivendo, che incide sulla persona. Chiaramente esiste un meccanismo innato, cioè un meccanismo che è naturale di autodifesa che si è data alla specie quando noi andiamo ad affrontare delle situazioni per le quali siamo inadeguati. Per cui esiste questo timore che non è la paura che uccide, non è la paura che si trasforma in fobia, ma è quel timore che è al nostro servizio. Cioè è inutile che niente andiamo a fare delle cose da fuori di testa quando non siamo attrezzati per farle. Ecco, questi sono due meccanismi diversi. Dalla Repubblica del 29 marzo 2001. Ogni 100 italiani, 16 malati di ansia. Salute mentale contro il pregiudizio e il coraggio delle cure. Con questo slogan anche l'Italia, come tutti i paesi del mondo, il prossimo 7 aprile celebrerà la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con il patrocinio del Ministero della Sanità. Secondo le più recenti indagini, ha spiegato Mario Mai, presidente della Società Italiana di Psichiatria, in Italia il 16% della popolazione nel corso della vita va incontro a disturbi affettivi e altrettante persone a disturbi d'ansia, mentre a soffrire di patologie gravi sono lo 0,7% delle persone. 0,7% in Italia vuol dire circa dalle 350 alle 400.000 persone. E tutto, anche i disturbi d'ansia sono un'imposizione dal punto di vista educazionale, cioè
come noi costruiamo il sistema sociale in cui viviamo, così il sistema sociale va ad imporsi sui nuovi nati e struttura i nuovi nati per se stesso. Se noi costruiamo un sistema sociale che libera le persone nella loro azione, nel loro costruire il futuro, bene, noi abbiamo delle persone forti che per quanto poco noi possiamo dargli, saranno sempre in grado di avere le condizioni, gli input, gli stimoli per andare a cercarsi sempre dei migliori strumenti per affrontare la vita. Se noi invece abbiamo un sistema sociale che costruisce le persone in ginocchio, che si appropria delle persone e che fa delle persone degli oggetti di possesso, abbiamo degli stimoli sui nuovi nati ad aderire alla sottomissione, a sottomettersi. E proprio l'azione che viene fatta dal sistema sociale per imporre la sottomissione va a costruire la ribellione alla sottomissione. La ribellione alla sottomissione sono quelli che pretendono di assumere dei ruoli per gestire la sottomissione, cioè diventano i padroni che sottomettono. E tutti questi meccanismi sono anche abbastanza conosciuti. Milano. È accaduto in parrocchia di San Giuliano. Don Raffaele ha denunciato la baby gang, si indaga sulle molestie. Ricattano il parroco accusato di pedofilia. Il prete paga con i soldi della curia e tutti a processo. Il religioso ha rubato il denaro dal conto della diocesi e poi ha fatto i nomi dei giovani. La vittima ha 17 anni, gli amici della gang sono minorenni e c'è anche una ragazza. Praticamente questi ci giocavano sulla pedofilia del prete in pratica per avere soldi. Vabbè, poi parliamo di pedofili. Allora, 28 marzo 2001, La Repubblica. Il fascino indiscusso della sindone. La sindone è un falso, ma è veramente un grande falso ed è stato stabilito che è un falso. La datazione col metodo del carbonio 14 che fa risalire il lino al periodo medievale non ha diminuito la venerazione, cioè c'è una tale voglia di avere il padrone, di avere la maniglia, di avere qualcuno davanti al quale sottomettersi, che qualsiasi ragionamento razionale o logico porta comunque le persone a considerare quello un oggetto divino, quando invece è solo ed esclusivamente una volgare truffa. Beh, credo che questo, non so, potrebbe interessare all'antiplagio, però non gliene frega niente, anzi devono difendere questo. Bene, attacchiamo il telefono 049, vi ricordo che l'unico numero telefonico è 049 700 838. 049 700 838. La confessione non è una psicoterapia. La Repubblica del 1 aprile 2001, Wojtyla, la confessione non è una psicoterapia. Il sacerdote confessore non è uno psicoterapeuta e la confessione non ha nulla a che vedere con la psicoterapia. Infatti qualcuno ha tentato di giocare questa cosa, ma in realtà la confessione è un atto di sottomissione, cioè è un atto con cui il prete sancisce il proprio potere sul penitente ed è stata costruita e voluta in questo modo. In pratica il penitente dà al prete degli strumenti attraverso i quali ricattarlo. Tenete presente che il controllo, il ricatto sociale che è avvenuto in centinaia e centinaia d'anni è passato proprio attraverso l'uso della confessione e l'uso dello spionaggio diffuso che avveniva sia all'interno dei paesi che all'interno delle città e che dava al prete praticamente tutte queste informazioni con cui ricattare i singoli fedeli, con cui dare le dritte alla polizia. Ricordatevi sempre questo, cioè la confessione non ha niente a che vedere con la psicoterapia, non è che uno si libera da peso, non è vero assolutamente. La confessione è l'arte attraverso la quale la persona dà al prete degli strumenti con cui il prete lo può ricattare, è come se qualcuno dasse al prete la frusta per farsi frustare. Questo è in sintesi il concetto della confessione. Il Gazzettino, 28 marzo 2001.
Monaco accusato di aver ucciso una suora. Mikhail Kofeil, 18enne monaco ucraino dell'ordine monastico bizantino, è stato incriminato, sempre cristiano, per omicidio a Miami. Avrebbe picchiato ed accoltellato una 30enne suora con la quale lavorava in una scuola religiosa. Il cadavere della donna era stato trovato dalla polizia nudo sul pavimento, con segni di percosse e ferite di coltello. Qui siamo sempre al concetto di possesso, cioè l'individuo deve essere posseduto, l'individuo deve sottomettersi. Se l'individuo non si sottomette, io uso qualsiasi mezzo per sottometterlo. D'altronde, cosa volete che sia accoltellare una donna per uno che si esalta e si immedesima con quello che ha mandato il diluvio universale o il massacro di Sodoma e Gomorra? Cioè non è assolutamente niente, in fondo è un numero, è una bestia del gregge. Quando c'è questo concetto che viene proiettato sulle persone, chiaramente ci si ritiene in diritto di fare alle persone qualunque cosa. E questo è il patrimonio che ha imposto con la violenza il cristianesimo sull'intero tessuto sociale. E passiamo a un'altra notizia ancora. 22 marzo 2001. Turchia e Iran. Un salto sopra il fuoco per salutare la primavera. 200 arresti nell'est della Turchia con tafferugli, feriti e atti vandalici durante le celebrazioni non autorizzate in varie località dei Nevroz, l'antichissima festa di primavera della tradizione preislamica persiana, che qui è spesso occasione per protestare in piazza e per cortei di militanti separatisti curdi. A differenza del passato, una grande manifestazione è stata permessa a Diyarbakir, città nel cuore del territorio curdo. Anche in varie località della Persia si sono avute le mal tollerate dal regime islamico tradizionali danze al suono di zampogne e tamburi, mentre la gente saltava al di sopra dei falò accesi gridando frasi rituali a scopo di purificazione. Vi ricordo che la resistenza che fa il paganesimo in tutte le sue forme e qualunque siano le tradizioni, qualunque siano le forme antiche con cui si rappresentava, vengono riscoperte anche nei paesi islamici, proprio perché rappresentano comunque il sussurro di libertà nel cuore degli esseri umani. E tutto quello che sta avvenendo nel mondo, ma veramente tutto quello che sta avvenendo nel mondo, non è altro che la contrapposizione fra chi vorrebbe trasformare le persone in bestiame di un gregge da portare al macello e chi invece percepisce il sussurro di libertà e tenta di costruire un sistema sociale, una vita diversa, relazioni diverse con gli uomini, relazioni diverse con le persone, relazioni diverse col divino che ci sta attorno. E questa è la contraddizione che sta esplodendo a livello mondiale. Quando ho detto che in America, negli Stati Uniti, ci sono 1 milione, è un vecchissimo dato, mi diceva Francesco, di Wicca, pseudo pagani, o comunque gente che fa riferimento alla grande madre, gente che fa riferimento a forme diverse di relazioni col mondo, comunque a forme paganeggianti, anche se non è il paganesimo che diciamo noi, è il tentativo degli esseri umani di relazionarci col mondo che ci sta attorno. Pronto? Sì, ciao, sono Graziella di Bassano. Non so. Dimmi. Se no, te lei, mi dispiace di non essere venuta venerdì scorso. Ah, ti darò le fotocopie. Oppure se me lo mandi in internet. Magari. No, non te lo mando in internet. Eh? Non te lo mando in internet, te lo do a brevi mano. D'accordo. Tu sei in Groups, vero? Sì, sì, sì. Ci scrivi qualcosina? Ti volevo dire, fornirti di una notizia per la cronaca, diciamo. Sì. Lo sai che io lavoro in un ambiente un po' sì, così. Un po' rischio. Allora, oggi è venuto il parroco a benedirlo. Sai, io non mi sono sottoposta, cioè ho cercato di, però probabilmente la pagherò cara questa cosa. Certo che in un ambiente pubblico mi sembra una cosa sconcia. Quantomeno, sì. Lo dico io, sconcio, okay. Lo dico io. Capiamo. Sì. Ecco così,
sì, questo prete tra l'altro è anche un satanista. Ah sì? Sì, siccome probabilmente sono io la, il diavolo che, eh, che porta, che porta, come dire, le, che fa andare le cose male. Ah sì? Sì, che sono io che... Tu vuoi che venga io a benedire quel sì, posto? Ti volevo chiedere. Tra l'altro questa, la persona che mi fa le angherie più peggiori di questa terra è l'amica, è amica intima di questo, di questo prete. Signore, sì. Così. Va bene, vuol dire che verrò col teschio a, a benedire. Non so, metterò un po' di scenografia, un po' di scena, chiamerò il mio amico Dimitri da Bologna a darmi una mano, lui è bravo con le sceneggiate, lui glieli fa anche per i preti, glieli fa anche per i giornali, glieli fa anche per la televisione. Va bene. Va bene, dai. Così. Ci sentiamo allora. Sì, coraggio. Ok. Ok, ciao, ciao, grazie, ciao. Allora, intanto ringraziamo l'amica, no, l'amica sta vivendo in una situazione dove c'è niente da fare, i cristiani sono dei vermi, dei vigliacchi, insomma. Cioè il loro scopo è quello di sottomettere le persone e il punto centrale è che hanno, cioè, c'è la capacità di annusare, cioè in effetti possiamo annusare e sentire le persone diverse, possiamo annusare e sentire le persone simili. C'è un grosso guaio in tutto questo, specialmente per le persone molto sensibili che hanno un certo amore per la vita, diciamo un certo trasporto per la vita e per le altre persone, cioè questa tendenza ad aiutarle. C'è un'aggregazione pericolosa che può costruirsi fra la persona che ha il Dio che si costruisce, cioè che ha la capacità, la curiosità, l'attenzione per il mondo, cioè che ha una forza interna, si crea una, un legame con le persone vuote, cioè le persone vuote hanno una capacità di attirare queste persone e agiscono un po' da vampiri, cioè da succhiatori di energia. Allora, queste persone che hanno un po' di potere, cosa fanno? Si avvicinano e vedono quello che non va bene e cercano di dargli una mano, no? Queste altre persone, le persone vuote, si agganciano, cioè si incollano. E quando hanno capito quali sono i punti deboli, cioè le passioni, i desideri, colpiscono e vanno giù duro in maniera spaventosa. E questo, in stregoneria, per riuscire a rimediare questo bisogna armare la propria sensibilità, altrimenti le persone vuote vanno giù al massacro. Molti dei mobbing che vengono costruiti sono fatti da questo. Bene, un attimo soltanto che... Ok, sono qua. Allora, comunque non ti preoccupare, ti darò tutto quello che hai perso. Cioè, in pratica, le persone che vengono frequentemente alle conferenze, cioè ai dibattiti, si saltano qualche volta, perché chiaramente hanno impegno, non possono essere sempre precise, e gli preparo le fotocopie della traccia. Mentre invece non do le fotocopie a chi viene una volta o due volte, oppure cioè, a chi vedo che non è, mentre invece persone appassionate, cioè persone che vedo che hanno interesse, allora cerco di fornirgli anche i materiali quando non vengono. È una scelta mia, vabbè. Ok, va bene, qui siamo arrivati a Radio Vaticana, ipotesi d'omicidio. Nuova inchiesta della procura, troppe leucemie. Avete sentito tutta la storia di Radio Vaticana, dell'antenna fatta a forma di croce che ha un solo scopo, massacrare gli abitanti. Vi ricordo che l'unico modo per aiutare gli abitanti è firmare il 740 o la dichiarazione dei redditi e fare il versamento dell'8 per 1000 per lo Stato. Tanto la forma Stato, cioè la gestione di quei soldi, è comunque cambiata. Pertanto chi diceva Mime sta sulle scatole da Lema, adesso c'ha il Berlusca, non so, io personalmente vabbè, sono perda le mie scelte. Però tenete presente che dare l'8 per 1000 allo Stato, comunque magari lo Stato gli darà lo stesso ai cattolici, comunque. Però noi dissociamo la nostra responsabilità da ciò che fa lo Stato. E questo è importantissimo, direi, è importantissimo specialmente nella capacità di prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Bene,
folla per incontrare l'ex vigile che dice di vedere la Madonna. So perfettamente che è truffa, 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 truffa. Ma tanto chi se ne frega? Mica ha dato 100 milioni per il mago? No, tira i soldi lui che vede la Madonna. Mantova, 26 marzo 2001, il Gazzettino. Folla per incontrare l'ex vigile che vede la Madonna. Circa 3.000 persone hanno partecipato a Monzambano a uno dei raduni dell'ex vigile urbano Salvatore Caputa, durante il quale asserisce di vedere la Madonna, e anche ieri all'ora stabilita la Vergine è apparsa all'ex vigile in trance sul piccolo santuario costruito sulla sommità della collina. La Madonna, ha detto, ci invita tutti a pregare per la pace del mondo. A sto punto bisognerebbe che ci apriamo la testa, sbattemmo contro il muro, perché se questa non è truffa, ditemi voi che cos'è. Detto da un cristiano per la pace del mondo, dopo quello che vi ho letto, fate un pochettiello voi. Bene, io direi che per oggi anche la rassegna stampa la possiamo mollare, visto che l'amico Stefano è anche arrivato. Allora, ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Invito tutte quelle persone che sono in groups, nei nostri giri in internet, di mandare un messaggio, un giudizio su quello che loro pensano che sia avvenuto e sulla qualità di ciò che è avvenuto. Naturalmente chi si sente di fare e le cose che si sente di dire, cioè io non dico devi dire questo, devi dire quest'altro, però mandate un messaggio e ricordate che riceverete qualcosa di ritorno, cioè nel senso che io sospetto che riceverete qualcosa di ritorno, non è mica detto che ciò avvenga. Sia io che Francesco sappiamo come risolvere la situazione, però ci farebbe piacere, insomma, se qualche altro giudizio dialettizzasse un pochino quello che è lo scontro in corso. Vi ricordo ancora un'altra cosa, che il prossimo incontro è per venerdì 15 giugno a Marostica, via Montello 66, dalle ore 8.15 alle ore 8.40, parliamo di palpare il mondo all'interno dell'essere natura. Vi ricordo che palpare il mondo è un'attività magica quasi esclusivamente umana, cioè nel senso che noi abbiamo le mani, sì è vero, c'è qualche primate che sta usando le mani, si sta evolvendo, si sta trasformando in quella direzione, ma essenzialmente palpare il mondo attraverso l'uso delle mani, per cui anche la trasformazione della pelle, la trasformazione della percezione nostra fisiologica del mondo appartiene alla nostra specie, c'è un fare divino che appartiene alla nostra specie. Allora, appuntamento per il giorno 15 giugno alle ore 8.15 8.40 davanti ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, e dopo con le macchine arriveremo al posto, alla sede, alla sala dove faremo quel dibattito. Ok, ciao a tutti e vi ricordo questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao e a risentirci giovedì. Ciao.